Buonasera a tutti, ragazzuoli! Al po po Stavo dicendo hi, poi ho detto no, aspetta, calmiamoci tutti quanti, e ciao in italiano. Buonasera a tutti, Giuseppe ritardatario, bellissimo! Maledizione quell'uno, quale uno? LOL. Vabbè, perché il primo passerotto, no? Come state, ragazzi? Oggi è il 30! Avete capito che oggi è il 30? Domani niente live, ragazzi! Sono su Tiberto la sera fino a poco prima di mezzanotte, quindi la sesta. The passerotto primo, esatto! Come state, bellissime persone meravigliose! Io sono, scusate il ritardo, ma ho tipo fatto 50 cose nello stesso momento. È stato abbastanza sconvolgente tutto ciò. Non so, non ho mai fatto così tante cose nella mia vita nello stesso momento. Wow, mi sto preparando tantissimo per domani, manca solo una settimana di vacanza e infatti, cioè, infatti, cioè, per me è un problema, esatto. Il problema più grande e che poi ci sarà un casino con le live. Ma va bene comunque, ragazzi. Noi dobbiamo partire qua, eh? No, noi dobbiamo partire. Le taglie? Ah, no, le taglie non le possiamo prendere. Però possiamo andare a vedere se ci sono altre cose affisse in bacheca. Dove stava la bacheca qui? Aspettate, sistemiamoci bene il microfono. Ok, e to. Ragazzi, mi dispiace per chi oggi non era presente su Tiberto, ma io ho finito un disegno bellissimo oggi. L'ho iniziato e l'ho finito tutto in live. Cos'è successo nella scorsa live? Nella scorsa live è successo che adesso abbiamo dei costumi da bagno, come potete ben vedere. Io vorrei vedere dove sta la bacheca, però dove caspita sta sta bacheca di M? Salve, ragazzi bellissimi! Dove sta la bacheca? Mannaggia tua sorella, non mi ricordo dove sta. Mannaggia la tua ermana. Ah, ma vedi che sta qua, sta vicino. Porca di quella tua sorella, sempre. Sempre colpa di sua sorella. Qualsiasi cosa succede è colpa di sua sorella. Sono stato impegnato per gli ultimi acquisti domani. Oh, cavolo, immagino. Stai tranzollo. Non ci sono missioni comunque, quindi siamo a posto. Guarda, questo sta mezzo sulla barca. Non ho taglia da riscuotere, ok. Queste sto facendo, ma sono su altre isole. Devo ottenere solo due. Da cosa? Ninja? Va bene. Allora, ci siamo. Ci siamo. Abbiamo fatto tutte le cose che dovevamo fare. Adesso possiamo salpare e ce ne andiamo via. Ce ne andiamo via tutti quanti appassionatamente. Di qua però, mi raccomando. Abbiamo finito tutte le quest! Che cosa bella, ragazzi! Abbiamo fatto tutte le quest! Le queste, le quelle! LOL. dov'è che si salpa? Dov'è che si salpa? Dove che si salpa? Si salpa da lì, suppongo. Salpiamo! Ma possiamo vedere la mappa per intero, no? Sì? Però non possiamo vedere tutte le persone. No, ma mi pare che non c'è nessuno che voleva aiuto. Ciao, signore, possiamo partire con lei? Scusa, signore, sei il capitano di questa nave? Con questa vocina molto bella. Lo sono, ragazzo. Capitano della nave di chiunque salga a bordo. Sto morendo, scusatemi. Dunque, hai una splendida nave con gli... volevo dire capire. Scusatemi. Non c'è bisogno che tu me lo dica. È la più bella nave di tutti i sette mari. Wow! Non esiste al mondo un'imbarcazione più veloce e possente di questa.
e il suo nome incute rispetto, poiché essa è la leggendaria Tritona! Ma scusami, il Tritone è il maschio, è la sirena? Ma... vorrei chiederti un piacere, capitano. Ci daresti un passaggio sulla tua nave? Lucia, dimmi! Come dici, volete navigare sulla mia Tritona? Quanto costa? Dobbiamo andare ad Autunnia. Perché è autunno. No, non è vero. Calma, ragazza. E te pare? Quanto ti dobbiamo? Dai, dai, su. Capitano, noi dobbiamo andare a salvare il cazzo di mondo. Scusate. Capitano, innanzitutto fammi di che se vede subito che sei una persona seria e affidabile. Insomma, proprio un professionista con i fiocchi. O so che la cosa te sembrerà inverosimile, ma il giovanotto che sta davanti a te, sì, proprio sto sordo de cacio qua, il cui nome è Oliver, è in viaggio per salvare il nostro mondo. E chi lo accompagna? L'accompagno io, Luccicogno, il gran sire supremo delle fate. Oh, e ci sono anch'io, il mio nome è Esther. Tu sei una fata? Ho girato tutto il mondo, ma che il cielo mi fulmini se avevo mai visto una fata prima d'ora. Questo non ha mai visto le fate. O almeno non che sembrino tapiri. Ora sei Raibaru? Ok, chi eri prima? Cioè, la domanda di base fondamentale. Chi eri prima? Ma spoilerarsi tutto non ha senso. Spero si parla di Danganronpa. Buona alpa sera a tutti, ragazzi! Quindi ragazzino, sei in viaggio per salvare il mondo e una fata come compare? Allora metterò a tua disposizione non solo questa nave, due te ne darò, anzi ti regalerò un'intera flotta. Vuoi dire che ci darete un passaggio? Ma certo ragazzino. Vi lascerò salire a bordo non appena mi consegnerete il lascia passare emesso dalla nostra amata Mukkaliffa, l'eccellente Lola. Dopotutto noi navighiamo per la sua gloria e per quella di Mukkakesh. Quindi dobbiamo andare dalla Mukkaliffa, effettivamente. Se la Mukkaliffa riterrà opportuno darvi il permesso di salire a bordo, non vi rifiuterò nulla. What happened? Va bene, capitano! Sì, signor capitano! No, devi silenziare, non devi fare... Chiuditi, ok. Andremo subito a procurarci, lascia passare. Ok, perfetto. Più facile a dirsi che a farsi, ragazzo. Ma se davvero sei una missione per salvare il mondo, non dovrei faticare molto per ottenere il lascia passare. Mi sa che questo qui non crede a quello che abbiamo detto. Non gli importa, gli dimostreremo chi ha torto. Se gli porteremo i lasciapassare ci dovrà credere. Torniamo a Mukkakesh e procuriamoci. Quindi dobbiamo comunque tornare indietro. Se l'avessi saputo prima, mannaggia la tua sorella. Sempre colpa di tua sorella. Ah, la tua hermana. A Mukkaliffa Lola, Ma è quello della Lola. Dai, non mi dire. Non mi dire. Questa tipa è, non vedo l'ora di incontrarla, mi piacciono i monarchi. Perché sei un monarca anche tu, vero? Delle fate. Anche se a me sembra un tapiro con una lampada incastonata sul naso. Allora. Torniamo addietro. Torniamo definitivamente addietro di nuovo per la 50ª volta. Quando, se avessi saputo prima che serviva prima il lascia passare, quando siamo andati a prendere la pietra di tua sorella laggiù, sarei andata anche a fare questa cosina. Puff! In faccia l'ho preso. In faccia! Ciao porcoblin. Allora... aspetta, non sentite l'audio del gioco? Non è possibile perché l'audio... Ah, ok. No, dicevo perché io lo sto sentendo da qui, se no non lo sentivo nemmeno io.
Non avrei potuto sentire nemmeno io se voi non lo sentivate. Perché lo sto facendo fuoriuscire da dove lo sentite anche voi praticamente. Dallo stream. C'è qualcosa che luccica là sopra. Noi andiamo pure a prendere. Vedi che fuggono. Vedi che si cagano in mano queste persone. E due idrosassi. Gatto! No, come ti sei bloccato tutto? È troppo basso l'audio? Se è troppo basso, sistemo. Ma il gatto non riusciamo proprio a prenderlo, eh? La voglio quel gatto. Morgatta. Aspetta che alzo un pochettino, allora. Ok. Esther, brava col livello 23, eh? Dobbiamo andare di qua, effettivamente. No, aspetta. No, stiamo andando bene, dobbiamo andare di qua. Dobbiamo andare a Mukakesh. Io sento l'audio anche se sono mezza sorda. Wow, il potere della sordità. Noi Nottolo l'abbiamo già preso. Ci manca prendere solo Morgat. Dai Morgatta, fatti prendere. Mannaggia a te. Mannaggia a quelli come te. Qui se clicchi rimani indietro. Sfortunatamente sì. Giocherai ad El Taker? Che cos'è El Taker? Non conosco. Dovrei far durare le live di più effettivamente, siccome... primo, dai! Lo dobbiamo prendere uno primo e chiamarlo Knuckle. Lo riusciamo a prendere? Mongolfiero! Mongolfiero! Ciao! È un nome bellissimo, fatelo dire. Sei proprio fiero, Mongolfiero. Con gli occhiali da sole, purtroppo non ci sono riuscito. Non ti preoccupare. Mi piace che ogni live ci sta qualcuno. C'era un altro Giuseppe da qualche parte. Però che nessuno altro si sia chiamato Vincendio mi rode un po'. Dove stanno tutti Vincendio? Vincendio! Vincendio, fatevi vivi! Abbiamo Mongolfiero, abbiamo Giuseppe. Ci manca soltanto Vincendio di nuovo. Vorrei giocarlo io e il Taker. Un gioco dove ci sono ragazze demone e bisogna convincere a unirsi a una... Ah, non penso sia un gioco che riuscirei a portare qui su YouTube almeno. Dobbiamo andare... Dove dobbiamo andare esattamente? Tu che dici, tontolone? Dove mandando sta Mukalifa? Ok. Va bene. Scusami, suo padre può aiutarci, spero, no? Che c'è qua sto ladro? Ma è ancora vivo? Ma cosa vuole? Che ci vuole rubare qualcosa? Ma io lo picchio malamente. No, no, Esther, è vero, c'è qualcuno che ci segue. Lui ci gioca a Genshin Impact. Ci ha giocato ieri. Ci gioco su Tiberto. Perché è tutto in inglese il gioco, quindi. Permetti di studiarlo? Ma tu chi sei? Sto dipingendo il ritratto di una persona che ti somiglia in modo impressionante. Somiglia alla persona che stai ritraendo? Esatto, purtroppo non posso incontrarla dal vivo. Mi permetteresti di studiarti ancora un po'? Beh, se proprio devi, fai pure. Ok. Ti sono debitore. Dammi anche qualcosa, qualche timbro, non lo so. Boh, non capisco. Non capisco a chi dovrei assomigliare. Perché questa cosa?
Ci siamo fermati nel bel mezzo del nulla per un pittore che non mi ha dato niente. Sì, però noi andiamo, cavolo. Di questo passo abbiamo soltanto scoperto che ci sta. Ehi, ciao padre di Esther. Sì, ma se abbiamo problemi con la mucca lì, ci apri tu, no? Tu sei il grande saggio di sta ceppa di tuo fratello. Allora, Gagliardo, questo è il palazzo, forse entrava. Eh beh, dobbiamo chiedere le guardie prima, scusami. Non potete passare. Pensate di presentarvi al cospetto della nostra riverita Mucalifa senza essere annunciati? Che succede? Qual è il problema? Visir Mustafa! Questi screanzati volevano entrare al palazzo senza permesso. E così? Aspetta, ma tu sei la figlia del mercante di Babbane? Dico, beh... Io sono Mustafa, visir della nostra amata Mucalifa. Sua magnificenza apprezza molto i frutti che tuo padre non manca mai di mandarle. Avevo sentito dire che non stavi bene, ma vedo con piacere che ti sei rimessa. Grazie a chi? Sì, sto molto meglio, grazie mille. Sono davvero lieto di saperlo. Dimmi, fanciullo, perché vuoi entrare al palazzo? Ecco, signora, a noi serve una nave, ma non potremo averla se non otterremo un lascio passare dalla Mucalifa. Tu e i tuoi miti volete raggiungere le terre dell'altro lato dell'oceano? Vi capisco, mi piacerebbe farvi avere udienza, ma... C'è qualche problema? Temo che la nostra Mucalifa sia indisposta, per quanto le farebbe piacere l'impossibilità di ascoltare le richieste dei suoi sudditi. Qualcosa mi dice che la nostra Mucalifa è un cuore infranto! Non so perché ho questo piccolo ma minuscolissimo presentimento. Ha chiesto di non essere disturbato per nessun motivo durante il suo spuntino pomeridiano. Dovremmo aspettare che finisca. Potresti, ma dopo lo spuntino la Mucalifa si dedica alla merenda. E dopo? E c'è l'ora del tè. C'è un momento della giornata in cui non mangia? Tale momento non c'è mai, né di giorno né di notte. Il portentoso appetito di sua bovinità. Sua bovinità! Le impone di banchettare anche quando dovrebbe dormire. Non ho parole. Comunque, ciao a tutti, ragazzi! Ciao! Mi chiedo quale sia. Perdonatemi, devo sbrigarmi, altrimenti i mercanti esauriranno le provviste. Sono molto spiacente, ma non è possibile procurarvi un'udienza. Saggi numi, devo sbrigarmi. Se il prossimo passo di sua bonità non sarà pronto in tempo, ella si imbufalirà. Bufala. Ah, oggi è il giorno del mongofieri. Pare che non abbiamo molta scelta, Oliver. Vieni, torneremo più tardi. Ma... scommetto che se scoprissimo qual è il suo cibo preferito gli ragazzi un po' riusciremmo a farci ricevere da lei. Ma non ha detto che le piacciono le babbane? Andiamo nel mondo tuo e troviamo l'anima fine. Ah! Non l'abbiamo mai vista, appunto. Dobbiamo scoprire che faccia c'ha sta Mucalifa, ma non potremmo vedere sta tipa. Se non possiamo incontrarla, come facciamo a scoprire che aspetto ha? Una volta la vidi durante una parata, ma è stato diversi anni fa, ero molto piccola e non ricordo nulla di lei. Allora che facciamo? Ci picchia. Non sappiamo quale sia il suo cibo preferito e non conosciamo il suo volto. Ammetto di essere completamente a corto di idee. Ah, vedi che situazione? Chiede al pittore, magari l'ha vista. Andiamo a dormire? Va bene, andiamo a riposarci un po'. Ma troviamo a caso il suo quadro dal gatto Stello. Guarda come te lo dico. Ci giriamo e c'è il suo quadro. Piazza Giuseppe? Ma seriamente? Ma veramente fai? No, vabbè, non ce la posso fare. Bambino, che fai la Naruto Run anche tu, eh? Andate via! Stupidi piccioni.
Lucia, conosci il brasato? Cos? No, non c'è nessun quadro. Tranne quello. Dai che c'è qualche libro. No. Ok. Alla cesta delle fusa? Gna! ごめんなさい。お客さん後でね。あら、まあ、完成してるの?しゃ。はい。ここに持ってまいりました。あの人はここにかけて上手。あの人はここにかけて上手。本当だ。あの絵完成したのかな?ついにお披露目ね。私の憧れの女王様。ムカリファ?私に似てるって女王様のことだったんだ。 こらまた偉い方に似てると言われたもんやの。ではご覧ください。女王様の肖像画です。 Ma completamente diversa. Ma completamente diversa. Forse era un altro quadro quello che diceva di lei, scusami, eh. È totalmente... Cioè, non è che una persona lavora a un solo disegno allo stesso tempo, un solo quadro, eh. È possibile che stesse lavorando a quello della Muccaliffa e a quello della ragazzina, che ne sai? Secondo me vale 3 volte il prezzo che avevamo pattuito. Dici davvero? Ma eravamo già d'accordo sulla cifra, giusto? Sarà pur la prossima volta. Vaffanciullo. Una mancia, dagliela una mancia! Ehi, senti? Sì? Non mi somiglia per niente. Cosa? Avevi detto che la somigliavo. Hai capito mai, fanciulla? Questo non è il tuo ritratto, ma solo... Cicogno? Eh? Che c'è, ragazzi? Non vedi... infatti, quello che avevo detto io! Quello che avevo detto io non è il tuo ritratto, perché stavo lavorando a un altro. Ma dai, ma è ovvio! Vabbè che sono bambini. Cioè, vabbè. Dobbiamo tornare subito a Motorville. Ho capito che dobbiamo cercare. Davvero? Ma davvero, davvero? Certo, la signora Leila. Leila! A furia di sta con me sei diventato un tipetto gagliardo. Capito? Non ho appena visto il quadro. Allora diamosene una mossa. Non so perché, ma non mi sento più. Ma poi tutte le anime affini stanno a Motorville. Con tutto il mondo. Io non lo so. Forse dobbiamo andare. Mi sono mia per niente. Ti sembro così grassa? Io non sono grassa. Ma non è... ma è stupida. Esther, ma ti ha appena detto che non sei... non eri il tuo! Ma sei scema? Ma porca miseria! Certa gente io non la capirò mai. Cioè, gli spieghi... gli spieghi le cose, ma non le capiscono. Cioè, l'italiano è una lingua... Credo di aver creato qualcosa di incommensurabile bellezza. Pensavo fosse veramente una mucca come... come il re che è un gatto. Sono rimasta male. Cioè, è semplicemente una donna con delle corna, un po' grassottella. In carne, diciamo in carne, perché sennò qua per par condicio, sapete? E un po' in carne che però... quindi paragoni a una mucca perché è una donna in carne. Cioè a me proprio sta cosa mi dà un po' di fastidio, eh. Ma io voglio Esther che guarda attorno il mondo e dice wow che figata, dov'è Esther? Dove caspita è Esther quando ci serve? Andiamo da Leila intanto. Ma è diventato un cuore infranto e sta sempre a magna. Cioè, Esther non dice niente che siamo qui? È la prima volta che arriva. Ah, la tizia che la somiglia. Stella. Lol, molto meglio, è tutto grazie. Che fai di bello qui? Ti serve qualcosa al negozio? Aspetta, adesso... Chi è quella ragazza? Mi pare... per riconoscerla, vero? Sì, mi somiglia pure, è come se stessi guardando la mia gemella.
Sicuramente lei mi somiglia molto più della mucca Liffa. Lol. Non mi vede? Ah, non lo possono vedere! No, dai! Sono invisibile, che cosa strana. Certo che sei invisibile, vieni da un altro mondo. Hai detto qualcosa, Oliver? Oh, no. Comunque, come mai sei il negozio della signora Leila? Ora lavoro qui. La signora Leila è amica di mia madre e quando ha saputo che stavo meglio ha detto che avrei potuto lavorare per lei. Wow. È molto gentile da parte sua. Dimmi una cosa, Stella. Sei per caso... Sai per caso se la signora Leila è qui in giro? Dovrebbe essere da queste parti. Ora sta correndo, ma vedrai che arriverà presto. Sta correndo? A cominciare a fare jogging. Oh, buonissimo! Buonissimo, cavolo! No, figurati, anzi, si è messa a fare sport così può mangiare ancora di più. LOL. Oh, guardala! Ma ciao! Ciao, caro! Ma c'ha 10 anni, non è un po' illegale? No, ma infatti... non ce la faccio più ad aspettare. Mi porteresti? Certo, signora Leila, vado subito a prenderlo. È un po' qui in negozio. Tu resta qui e metti un po' di ordine, d'accordo? Così rapido il suo cibo preferito. E qual è? Attenzione a non parlare troppo con le persone invisibili, perché sennò si chiede cosa succede. おばさん、何を食べてるの?チーズだ。おばさん、チーズを食べてる。そうよ。お店のチーズはね、一つも売り物じゃないの。全部私のおやつなのよ。けすき。おい、オリバー。もたもたしとったらこの晩全部食べてしまいよるで。 一かけらでもええから分けてもらうんや。うん。おばさん、お願い。僕にもこのチーズちょうだい。いくらオリバーの頼みでもこれだけはダメよ。ちょっとだけで。ちょっとだけでいいから。何しとんねん、もっと引っ張んかい。ガンガンやってダメなの。もうかで。 per del formaggio. Immagino che fosse così ossessionata. È meglio non avvicinarsi troppo a lei quando mangia il suo formaggio. Ma che cacchio, con tutto quello? Ma io veramente... Con tutto quello che può piacere, il formaggio. Ma che è un topo? È una topa, non è una mucca. Devo andare, ci vediamo. Il negozio della signora Leila è l'unico posto in città dove si possa comprare del formaggio. Oliver, c'è qualcosa che non va? Oh, ciao, Pea. Ci serve del formaggio. Formaggio? Esatto, il cibo preferito della mucca Liffa. Con chi sta parlando? Deve essere il suo amico immaginario. Non lo so, non l'ho mai visto. Ma cosa? No, 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 non è un incantesimo per fare quello. Possiamo farlo, possiamo fare del formaggio. Con la tua magia puoi fare un sacco di formaggio. Ma non posso, non sono capace. Sì che sei capace, provaci. Senti, anziché fare il formaggio, perché non facciamo una cosa di più buona? Tipo, non lo so, una pizza? Ma non so nemmeno che conosco l'incantesimo che dovrò usare. È andata via. Com'è andata a chiacchierata col tuo amico immaginario? Il mio amico immaginario? Intendi Pea? Pea, e dov'è? Come sarebbe a dire dov'è? Era proprio qui. Io non ho visto nessuno. Forse solo tu la puoi vedere, Oliver. Davvero? Ma perché? Forse per lo stesso motivo per cui Stella non può vedermi, ma io posso vedere lei. Lo sai che ci potresti aver ragione? Manco io l'ho mai vista sta Pea. Stella non la può vedere, però lui la può vedere perché loro vengono da un altro mondo e sono in questo mondo.
Lei quindi viene da un altro. No, non sono confusa. Quindi, Oliver, cosa ti ha detto Pea? Metto che posso usare la magia per fare il formaggio. Potremmo fare il formaggio con la magia. La tipa sarà pure tanto timida da non farsi vedere, però non si tira indietro quando si tratta di dare consigli. Credi che il suo suggerimento sia una sciocchezza? Manco per niente. È il bello della magia che si possono fare cose che sembrerebbero impossibili, no? Però non possiamo fare niente se non disponiamo degli ingredienti giusti. Ma noi li abbiamo, li abbiamo? Certo, ricordi le fontane di latte a Mucca Cash? Forse potremmo usare la magia per trasformare il formaggio e il latte nelle fontane. Wow! Sì, ma io darei un aiuto a quella signora Leila che effettivamente sembra un poco che non è tanto bene. Non sta tanto bene con la testa, eh? Ma non vorrei dire. Non vorrei dire, ma a me non pare che sta tanto bene con la testa quella signora. Che se impazzisce dietro al formaggio in quel modo. Comunque, a me il formaggio non piace e sinceramente vorrei evitare di parlare di formaggio. Perché stiamo qui a parlare di formaggio, porca miseria. Dammi i soldi. Thank you. 10. Spilorcio. Dicevo. Mi dà un po' di fastidio che stiamo parlando di formaggio. Bleh. Soltanto parlarne mi fa schifo. Allora. Siamo qui. Aspetta, quello sta brillando, eh? Ho visto che brilla. È una pagnotta, grazie. Quello brilla? No, non brilla. Fa qualcosa brilla? Non brilla niente, va bene. Devo fare qua davanti. Allora, come si fa? Voglio dire, quello è veramente latte a cipicchi. Sì, è latte. E che cosa pensavi che fosse? Non posso dirlo. Questo è il latte più fresco e cremoso che ci sia. E ce n'è talmente tanto che potrei provare e riprovare finché non ci riuscirai. Provare e riprovare. Non mi sembra che tu abbia molta fiducia in me, eh? Dai, dicevo per scherzare. Avanti, concentrati a creare il formaggio. Lo sai come si fa il formaggio? Certo, scaldi il latte, aggiungi sale e limone, scremi la parte solida. Cosa? Aggiungi sale e limone? Cremi la parte solida in cima ed ecco fatto il formaggio. Ah, vedi che c'è Casaro. Pare facile facile, serve solo l'incantesimo giusto. Dunque, diamo un'occhiata. Incantesimo? Grazie mille per il follow. Non si faceva pastorizzare il latte, ma infatti, boh. Allora, io sono veramente perplessa. No, come no, nemmeno. Forse magia ingrediente, eh? Che magia! Sono abituata al ciao su! Ciao su! Ma prima c'era il mio personaggio che diceva ciao su, in effetti. Però tu non c'eri quando ce l'avevo, perché è stato pre-debutto questa cosa. E c'era anche lo sparo. Era tipo... Ciao su! Proprio in stile Reborn, insomma. Ma tu infatti che non conosci Reborn, eh? Wow, che è uscito? Formaggio e un sacco di altre cose, wow! Ho ottenuto un formaggione? Che schifo! Ah, vedi quanto è grosso, ragazzi, eh? Pure, ha fatto pure dei dolci. È stata colpa di Esther. Scommetto che anche tu ne volevi un po'.
Lo sai che non si deve distrarre chi sta lanciando un incantesimo? Dai, non fare così. Ora potremmo farci ricevere dalla Mucalifa il nostro regalo al grandicello, ma non credo che la cosa le dispiacerà. Anzi, più ne ha più ne è contenta, infatti. Non mi ha detto la mia dose di... Pioppo! Ciao! Allora, l'abbiamo preso quel formaggio da terra? Ma adesso, voglio capire... C'ho anche i dolci adesso? Abbiamo un formaggione, ok? Quei dolci erano una presa per il culo? Non ce ne abbiamo i quei dolci noi. Ora, o sono questi? No, non penso siano questi. Aspetta, che ho trovato? Dolce alla carota. Perché la carota? Ma che schifo è? Te. Abbiamo portato un po' di formaggio per la Mucalifa, signor Mustafa. Formaggio? Se non ho dato degli antichi, temevo non ne fosse rimasto nemmeno un pezzetto in tutto il regno. Lol. E c'era cara come Aller Sub, che al settimo mese cambiava. Sì, quello è per il sub, appunto, come detto. Come va, Kira? Tutto a posto? Te come vai? Hai mangiato bene? Non è mai sazia, eh? Come fa a sapere? Un segreto che non dovevo uscire dalle mura del palazzo. Non importa, hai ragione. Ma l'hai detto tu che continuo a mangiare! Ma io boh. Concederà udienza a chiunque le offra un sì pregiato dono. Non perdiamo tempo, seguitemi. Tra l'altro si fida sulla parola. Con quanti frame me lo stai dicendo? Wow! ジャボの仕業やろな。なんかいい匂いがしないかい、クラン。どこだい。はい、ここにおります。女王様、この者たちが新しい食べ物を運んでくれました。おお、可愛い坊やだ今度。さあ、それをこっちに持ってきておくれ。さあ。え、僕が持っていくの。 È un po' gigante. Ma non so cosa dire. Più che laggano, sono a pochi frame. もうないの？え？もっと、もっと、もっとちょうだい！女王様、このまま食べ続けたら体がパンクしてしまいますよ。クラン、私は食べたいの！そう言われましても、私は女王様のお体を考えて。 どうやら女王様も抜け殻人やな。え？でもそんな感じせえへんけどな。失ったここの欠片の種類によってはこういう分かりにくい場合もあんねん。どうせ分からんこれ。失ったせいで食べることへの抑制が効かんようになっとる。女王様に頼み事をするには抜け殻人の状態から救ってやらなあかんみたいな。分かった。じゃあ 我慢の欠片を探すんだね。お、オリバー君。フィナーレ abbiamo soltanto、mi pare, gentilezza。じゃあ、行こう、オリバー。女王様を、よろしくお願いします。Penso io che so quello che salva il mondo qua, mannaggia te. Dopo questa scena ci vuole veramente la storia della buona notte, la mucca è inquietante, sì, è super inquietante lei. Dove troviamo sta disciplina? Ma quale città è grossa? Sono due vicoli praticamente. Ah, lol.
Che cosa vuole sto essere immondo qua? Allora, innanzitutto non ci trovo niente. Ah, ma poi perché vuole, cioè, che cosa vuole da noi sto tizio? Cioè, ruba soltanto per cazzeggiare. C'è qualcosa qui? C'è qualcosa qui. Vedo che la cosa, il pallino si illumina. Signora, sta bene? Abbia molta disciplina. Certo che chiedergli in questo modo è stato veramente una scemenza. No, dovevamo tornare indietro, giustamente. Chi c'ha un po' di disciplina? Ma non è che ce lo prendiamo da suo padre. Pure suo padre penso che sia abbastanza disciplinato come persona. Andiamo a chiedere qui se c'è un po' di disciplina. Voi avete un po' di disciplina, raga? Andiamo, andiamo. Disciplina. Raga, chi di voi ha un po' di disciplina da plestarci? PL però, plestarci proprio. C'ha la stella. Non è che lui c'ha disciplina? Tanta disciplina. I sofisti. Oh, davvero? Chi è? Mustafa. LOL. Wow. Mustafa partì per cercarli tutti. Attraverso foreste e oceani riaffrontò tempeste e tormenti e più di una volta dovette cibarsi di baccare e radici per sopravvivere. Alla fine tornò a casa, aveva con sé un carro. Wow. No vabbè. No vabbè. Cioè quello dove stavamo 2 secondi fa. Stavamo vicino a lui 2 secondi fa. Vabbè. Vabbè, andiamo a cercare sta... Andiamo a cercare. Dove sei? Mustafa. Mustaqua. Mustaqui. Mustaco. Musta bellissimo. Andiamo a cercare. Ah, sta là sopra, va bene. Praticamente si entra e ci sta il letto della signora lì. Che o dorme o vuole formaggio. Chi è? Sei tu? Io? Non è possibile. No, guarda, è proprio possibile. Anzi, è certo, guarda il portachiave di Holly. E perché prima non brillava? Perché prima non ha brillato? Che cos'è questo plot hole incredibile? Perché non ha brillato prima? Eravamo vicini a lui. Perché non l'ha fatto? Cioè, io boh.
Allora, formaggialo. Doniamo il cuore e andiamo a prendere la disciplina. C'è la signora e poi un pezzo di legno sotto di dubbia funzione. Eh? Prenditi un po' di disciplina, va. E non rompere le pizze. Day. Ma cosa? Attenzione! Che problemi ha? Mi chiedo anche io cosa caspita è successo. Che poi è semplicemente un capriccio. Ora so. おいしいものは食べたいけど。でも不思議ね。前ほどは我慢できなくはないわね。安心いたしました。これでバマナシアも再び元の姿によみがえることでしょう。 Dacci quel caspito e lascia passare, perché sta live si chiama Salpiamo, ok? Ok. Sì. Bovinità. Lola. Certo, lo senti tantissimo. La mia cosina galleggiante? Pure lei è una maga! Wow! Sua bovinità mi fa venire in mente Lambo, per qualche motivo. La cosina galleggiante. Ma qua non si spostano, eh. Se uno vuole andare un'altra parte, scusa, ma... Hai ottenuto un lascia passare, grazie. Li conosciamo, Mustafa, Abbiamo bisogno di aiuto, serve il loro potere per sconfiggere Shadar. Ah, sono divertenti. Ok. Uno di loro fu sconfitto da Shadar. Cosa? Mamma. Ok. Demo,
Uno di essi è ancora vivo. Beh, il padre di Esther è vivo. Perfetto. È bello e affascinante, vediamo. È un figone! C'è un figone! È un figone, raga. Grazie! Ma come ha fatto apparire un coso dal nulla adesso? Allora. Zoglotta? Conversate con piante e animali? Wow! Tirami giù? Aggiungete zavorra a persone o oggetti? È il tuo giorno fortunato, Oliver. Beh, direi proprio di sì, a sto punto. Andiamo allora. Grazie, Regina Lola. E quella è la Lola. Bye bye. Ma usciamo e succede qualcosa. Fammi salvare. Fammi salvare perché ci sta quello psicopatico lì che non so che stava... Che vuol rompere. Secondo me si vuole rubare. Lascia passare. Guarda come te lo dico. Mi ruba e lascia passare. C'è un puntino blu laggiù. Dritto. Io ho gli occhi aperti, ma guarda come vi dico che questo romperà i coglioni in una maniera assurda. Perché ci sta puntando, ci ha spiati, ha pagato le guardie per spiarci, eccetera. C'è sto bambino qui, cosa vuoi? Che sicuro? Che succede? Che sicuro, lol. Oh, damn. Ok. Va bene. Andiamo a trovare i piccioni. Te. Ah, sì. Ah, perciò adesso possiamo farlo questa cosa, perché adesso possiamo parlare con gli animali. Ma guarda te. Che vuoi dire? Era arrabbiato? Ma mica diceva sul serio, sei stato solo un po' incavolato. Ok, un piccione è andato. Troviamo gli altri piccioni. Sono tre, quindi ne devo trovare due adesso. Ma guarda se dobbiamo andare in giro a cercare piccioni.
Ma la devo usare sempre? Cioè, non è che adesso ho tipo 5 minuti in cui posso parlare. Che palle. Hai dei messaggi da consegnare, devi tornare. Chi sei? Lascia perdere chi sono e vai subito a casa. Il tuo padrone è in pensiero. Lui mi fa sempre volare tanto lontano per consegnare i messaggi. È vero, ma tante persone aspettano quei messaggi. Loro contano su di te. Ma guarda sti piccioni che... Dove fa... è l'ultimo. Ma che l'ultimo piccione. Qui non ci sta. Io direi allora di di controllare bene in giro, vicino alle fontane, ma anche proprio in giro intendo. L'ultimo piccione. Cosa è venuto storto? Dove caspita è quel piccione del caspito? Non ho più paura di dove si possa essere messo. Questo è il problema. E questo è il mio problema maggiore. Se qua c'era una fontana, cioè non l'hai mai trovato? Cavolo. Acqua, vero? No, perché ho detto che erano dentro mucca cash. Non può essere qua fuori. Dove sarà l'ultimo? Forse è volato in un'altra città. Ma non penso, altrimenti il gioco te lo direbbe, te lo farebbe capire. Sei magnato tu, vero? Ci stanno le piume a terra. Tu hai controllato tutto in tutti i negozi? Aspetta, fammi rileggere la quest. Proviamo a vedere.
Dove si nasconderanno questi incredibili piccioni viaggiatori? Faccio la sera, però. Penso. Scusami, non... Ige, non hai visto su... Non provo ad avere su internet se si sa dov'è l'ultimo. Voglio certo lasciare la... Certo che è possibile che magari uno lo puoi raggiungere soltanto quando avrai, che so, tipo la scopa, boh. Allora, per dovere di completezza, io assolutamente non ho intenzione di lasciare questa quest insoluta, quindi mi informerò a dovere. Come si faceva a vedere proprio. Vabbè. Cioè, io non ho parole. Metto i panni di qualcuno che li ha cercati per ore, per giorni, per mesi, per anni. Come caspito facevi a notarlo e a capirlo? Boh. Beh, almeno due piume di fenice. Grazie. È stato molto gentile da parte tua. Anche perché lui ha detto vicino alle fontane. Anche se sono entrata dentro qualche cosa alla ricerca di cose. Ma lui ha detto fontane. Quella non mi sembra una fontana. Quella era trovarlo. A cavolo. Ma non lo potevi notare. Cioè dovevi girare completamente tutta la la camera. E notare. E notare. Perché non era notabile. Potevi tranquillamente...
farlo passare sotto occhio e non notarlo. Per questo io ho girato e ho detto non è possibile, perché tu non potevi guardarlo e capire che era lì. Cioè non potevi, è impossibile. Per questo ho detto dentro le fontane, ma siamo in un deserto, infatti non fuori dalla città. Metto appunto nei panni le persone che, no, che hanno giocato per anni a questo gioco senza mai trovare quel caspito di piccione che stava in un posto assolutamente che non potevi pensarci mai nella vita che stava lì. Non potevi mai pensare che stava lì. Era impossibile. Cioè dai, ma come ci arrivavi a trovarlo? Andato bene, sì. Tra l'altro questi che vogliono combattere contro di me e morire. Il monolito. Beh, comunque, per completezza, raga. Sono una persona che non accetta di lasciare una cosa a metà solo perché non la trovi. E comunque qua dovevamo scappare perché sta facendo tardi e noi dovevamo salpare oggi, ve lo dico. No. Dobbiamo sempre salpare oggi. Quindi... speriamo che arriviamo senza intoppi all'altra parte. Perché è già tardino. Ah no, è vero che ci sta il ladro, mo. Sicuramente. Quello voleva fare qualcosa. Sicuramente si vuole buttare a prenderci il ticket e per non farci andare. Persino mio padre, che non è poi tanto vecchio, è molto più anziano di lui, è vero? Ogni tanto, oggi niente nomi di mostri belli. A quanto pare non li, cioè non ce ne sono nuovi. Ma guardalo! Il ticket? Ha preso il ritratto? No, vabbè. Dammi il ladro, dammi il ticket. No, non me ne frega niente il ticket. Io voglio il ritratto del figo. Dammi il ritratto del figo, figlio di una meretrice. È lui. Ho detto che dobbiamo salpare? Ti conosco, ladro. A chi l'hai rubato? Che ti importa? Chiudi il becco e lasciami stare a bordo. Non c'è motivo di agitarsi. Cos'è da fare di tanto urgente da non poter aspettare che i venti siano favorevoli? Glielo devo dire? Stai parlando? Non sono affari tuoi. Ti basta sapere che devo andare là e dire alla persona che sta sbagliando tutto. Perché dovrei da farsi la sua mia nave un delinquente come te? Ma cavolo vuoi? Ma chi sei? Ma che vuoi? Mi dacci ciò che ci hai rubato! Di nuovo voi! Aspetta un attimo, lascia passare tuo? Sì, capitano, ce l'ha rubato! Proprio come pensavo, la Mucalifa non concederebbe mai un tale privilegio a un ladruncolo come te. Sparisci. Vuol dire che non mi fa salire a bordo, ma non capisci? Non capisci che devo farlo per lui? Devo raggiungere l'impero. Ma. È un incubo. Sta per attaccare. Dobbiamo combattere un incubo.
Dobbiamo picchiare l'incubo, raga! Aiuto! Meno male che ho salvato. Incubo di Arsuino? È un suino! È un Arsuino! È un suino! Allora, la tattica. Tu curaci, perfetto! Ok. Vai, attacca! A chance! There's a chance! Dai, picchiamolo, picchiamolo, picchiamolo! Vai, vai, vai! Che siamo ultra livellati! Tu non capisci! Siamo ultra livellati! C'è la sfera, c'è la sfera! C'è la sfera! Zitto, 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 zitto! Tappo! Tappo! Potenza interiore! Che ha fatto? Ah, ok, vai tu, vai tu! Non ha avuto nemmeno il tempo di andare. Da mucca a suino è un attimo! Un suino prima di disciplina, esatto! Yeah! Che bello! Tanti level up oggi! Fa la metamorfosi! Che succede? Dove mi trovo? È riposseduto da un incubo. Ora ho capito dove proviene il suo nome, Arsuino. Lui vive in una città di maiali? Che cosa brutta. Se vi avvicinerete in un solo passo io farò pezzi del vostro prezioso ritratto. Che facciamo? Ma che gli manca? È come a Mukhalifa, non c'è disciplina. Mustafa... Aspetta, ma il proprietario della nave c'ha un sacco di disciplina. Scusami, lui c'ha un sacco di... Posso parlare con te? I tempi... Questo c'ha disciplina, questo granchio. Ah no, aspetta. All'incantesimo, mannaccia a te. Porca miseria. Sì, che succede? Speravo proprio di incontrare uno come te. Ti piacerebbe aiutarmi con una cosa? Che succede? Est. Che notizia granchiosa. Vabbè, comunque dobbiamo aiutare a cosa? Ah! Qua dentro. Andiamo. Certo che è proprio un maiale sto qua. Il governatore, sì. Va bene. Quindi indosserete... Dico bene, capisco. Purtroppo il nostro lasciapassare è stato rubato. Governatore, avremo bisogno del vostro aiuto. Vorremmo che ci dessi una mano a salvare una persona. Noi vorremmo aiutarlo, ma per farlo abbiamo bisogno della tua forza. La mia forza si salva Ni No Kuni. No, esatto. Un frammento di cuore che gli manca in cui rifranno il nostro villaggio. Ma non è possibile. Allora sai cos'è un cuore infranto? Meglio così, faremo prima.
Sono Cazzino il mago, ma prima un mago da due sordi, eh? No, lui sa come si cadono i cuori infranti, per la barba degli antichi. La persona che vogliamo aiutare ha perso la sua disciplina. Tu hai dimostrato di possedere pazienza e sopportazione, governatore. Potresti darci un po' di disciplina? Grazie. Aspetta, te la prendo subito, due secondi, Sì. Dona, no, prendi cuore. Prima lo prendi e poi lo doni. Dove devo trovare sto granchio? Dove stiamo andando? Oppure... Perché non so se dobbiamo per caso trovarlo qua in giro prima di partire. Non so se sto granchio... Aspetta, là. Mi sa che dobbiamo andare là. Mi sa che sei proprio là. Che succede? Che succede? Sì, la gentilezza! C'ho la gentilezza per te, teso. Sì, scusami. Dona cuore. La gentilezza. Ho preso gentilezza, gliela doniamo. Fatto, dai. Yeah, grazie. Tre dolci alla carota. Un budino addirittura. Allora, quel granchio non lo so come aiutarlo. Ha detto che il suo amico è stato portato a est, ma non ho più pari idea. Ho visto un granchio lì, ma non penso che abbia a che fare con nulla. È silenzioso, quindi... Cioè, non si può nemmeno raggiungere, tra l'altro. E poi est di là, insomma, è proprio da un'altra parte. Non penso che sia qui. Dona cuore, dai che ti prendi un po' di disciplina, forza, su. Prendi testa disciplina, forza. Tanto beviamo pure. Cosa mi hai fatto? Ti ho dato la disciplina. Te mancava. Sore, kaeshite yo. Nanda yo. どうせただの肖像画だろうが。そんなに無気になんなよ。それは大事なものなんだ。そっちこそ。なんでそんなもの盗むんだよ。こんなものが出回ってると少々都合が悪くてな。かわさ。じゃあ分かった。こっちよ。俺が金で買ってやる。それでいいだろ。なんだよ、どうやろうな。何してみろよ。話したら返してくれるの?さあ。 どうかな。これは賢者様なんだ。この人に会いに行くんだ。ジャブを倒すために。おい。お前今なんて言った?ジャブを倒すんだよ。みんなの力で。賢者様に大きな魔法の力を学ぶためにやな。このオリバーは頑張っとるっちゅうわけや。さあ、話したよ。返して。 Che ridi! Smetti di ridere come un pazzo! Omaetachi ga Jabu o taosu? De, kono Hansamu Kenja-sama o honki de kyoryoku saseyo tte no ka? Mm. Zettai ni kyoryoku shite morau. Ma lui è un saggio! Baka ka, omae wa. Doko kara kun da yo, sono konkyo no nai jishin wa yo.
今この世界にジャボーに歯向かおうってやつはいない。きっとあいつだって。え？あ、いや。とにかくそんなのは無理だよ。可能性あると思う。ま、インファティ。オリバーは私の父ソロンを目覚めさせてくれた。そして私も。ソロン？ソロン。まさかあの大賢者のソロン。Perché i nomi sono diversi？本気でジャボーと戦おうとしてるんやで。本当か？ソロンは？本当だよ。まあいい。騙してばっかだったからな。たまには騙されてみるとするか。え？案内してやるよ。そいつのところにな。え？知ってるの？ああ。ちょっとな。すごい。ありがとう。ジャイロだ。少年。よろしくな。少年じゃない。オリバーだ。Cioè lui conosceva un gran sage, no vabbè。じゃあよろしく頼むよ。Pensavo fosse solo un cretino fino ad adesso。大妖精も雫や。じゃあいよいよ出航だね。オリバー、なんかワクワクするね。Però si salpa。Vieni fuori bestiolina。Oh! Questo è il mio famiglio? Tu hai un famiglio? A chi l'hai rubato? Non l'ho rubato, vedi però, questo è il mio famiglio。No dai, non mi dire che resta nel gruppo. Non mi piace per niente questo tizio. Visto che pensate che sei un delinquente fannullone, non è quello che sei? Ok. Ok. Hey. Ma che cosa? Che io ci possa arrivare, dico bene, quanto in gioco la mia pistola del taglia borse. Ah, questo è... Puoi prendere anche il granchio? Non ho bisogno di sudare per raggiungere il mio obiettivo e scassinarlo. A un vero professionista basta prendere la mira da lontano e premere il grilletto per intascare il bottino. Lol. Ah, quindi adesso lui può entrare con noi? Devi pensare... Allora, facciamo una cosa. Visto che stiamo per partire, ma effettivamente stiamo per partire, però prima prendiamo la... Da chi? Da lei? Da lui? Ok, prendiamo un po' di disciplina. Grazie. Prendi disciplina. Ce la portiamo con noi perché servirà. Abbiamo capito, effettivamente, che è tutto calcolato. Quindi devo avere tutto perfetto se voglio sperare di dare a tutti il tutto, insomma. Ti consiglio di salvare. Ah, ok. Grazie per questa cosa, ma in effetti io stavo andando a salvare. C'è qualcuno che ha bisogno di qualche altra cosa, il venditore. Mannaggia tua sorella.
Non tu, la signora evidentemente. Signora? Che cosa ha bisogno? Serve la disciplina a questa persona. L'abbiamo appena presa la disciplina, ok? Siamo a posto. Dai, diamogli la disciplina, l'abbiamo preso. Così facciamo altri etichettazzi. Signore il limone. Se prende queste cose e sta a posto con tutto. Grazie. 5 gelati salati. Gelati del sale marino. I gelati più belli del VC. C'è sempre quel granchio. Però abbiamo detto che ci arriviamo tramite l'isola. Cioè la nave, scusatemi. Quindi andiamo a salvare qui. È la terza volta che salviamo qui, tra l'altro. Allora, pernottiamo. E salviamo anche. Potevamo salvare uscendo fuori dalla città. Però io sono una persona previdente e dormo anche. Perché è meglio così. Sì. Il sì lo clicco dopo. Ragazzi, è stato un immenso piacere. Grazie a tutti per essere stati qui. Domani su Tiberto c'è la consueta tradizionale live di fine anno. Che durerà fino a tipo a mezzanotte meno un quarto, meno dieci. Quindi per voi italiani è perfetta, per gli altri che ci staranno non ne ho idea, però vabbè. Si giocherà tutti insieme, faremo cose, vediamo, vediamo. Dovrebbe partire dopo cena, poi vediamo, Solitamente partiva dopo cena comunque, poi non lo so nel pomeriggio cosa faccio. Cosa faccio nel pomeriggio? Non ne ho la più pallida idea. Va bene ragazzi, ci vediamo domani, buonanotte a tutti ragazzi, see you! Alpha Game!